appena rivisto quelle immagini fantastiche dove ho voluto riguardarla per godere il doppio, ovviamente, sia come giocatore e protagonista che come spettatore per capire, capito, le emozioni che siamo riusciti a dare in quel periodo a tutta la gente rosso-blu, che spero siano silenzio, che sto parlando, ecco. Che siano numerosi, quindi mi fa molto piacere poter mandarvi un video e dedicarvi questa partita, che è stata sicuramente una delle mie migliori partite in assoluto, la ricordo anche fin troppo bene, e quindi ti dirò che magari mi aspettavo qualche ovazione in più, però vabbè, dai, ci sta, ci sta. No, no, fantastico. Montecatini è stata la mia isola felice, quindi vi mando veramente un abbraccio enorme a tutti. Spero di vedervi prima o poi. E niente, grazie di farmi fare parte di questo bellissimo progetto. Vi mando ancora un abbraccione. Spero che la fiamma, diciamo, rosso-blu, la passione del basket continui sempre ad andare avanti e si possa portare avanti ancora con entusiasmo ciò che è. Ciao. E che vi devo dire? Sono passati 21 anni esatti, sembra ieri, eravamo giovani, avevamo veramente una squadra incredibile di cui io ero direttore sportivo e a volte, ripensando a quegli anni, non mi sembra ancora possibile di aver vissuto tutte queste emozioni. Questa partita in particolare è una partita speciale, dove abbiamo vinto con una magia di German, che quel giorno ne mise 32 ai campioni d'Italia di Varese, che avevano appena vinto la stella del decimo scudetto, con gli scatenati Pozzecco e Andrea Meneghin in campo. C'erano 4.000 spettatori, forse è stata la squadra più forte di sempre a Montecatini. Arrivammo quarti in stagione regolare assieme a Pesaro con 36 punti. Avevamo dei campioni eccezionali, dal capitano Nick a Sambu, a German, a Nando, a Max, a Ghiaccione, a Manuel, a Reggie e anche a Doma, che dopo poco ci avrebbe lasciato, ma che insomma era un grande campione anche lui. E c'erano 4.500 persone sugli spalti, anche questo non sembra vero. E queste 4.500 persone vestite di rosso-blu ci trascinavano sempre e comunque, e il fattore campo era veramente qualcosa di incredibile. Pilla in panchina ad orchestrare in maniera magnifica questa grande orchestra, e veramente sono ancora emozioni bellissime a distanza di tanti anni. Un ricordo speciale vorrei dedicarlo all'amico Franco Lauro, che fece quella telecronaca con la stessa passione e bravura di sempre e che purtroppo pochi mesi fa ci ha lasciati. Grande Franco, un saluto e un abbraccio ovunque tu sia e un saluto a tutti i tifosi rossoblù, sperando di rivivere presto queste grandi emozioni. Buonasera a tutti da Montecatini, Terme, Pala Terme, gremito come nelle grandi occasioni per questo posticipo della decima giornata contro i campioni d'Italia, la Zucchetti. Montecatini affronta uno degli impegni più difficili della stagione e lo fa con il morale a mille, anche se dall'altra parte Varese non può schierare Corey Allen, influenzato all'ultimo istante fuori per febbre alta. Corey Allen, che fra l'altro è rimasto vittima di un incidente automobilistico con altri tre compagni di squadra ed era stato poi anche tagliato per far posto al russo Kissin, per il quale non è arrivato il nulla osta dalla Russia e dunque non ha potuto essere anche lui impiegato quest'oggi. E allora buonasera a tutti, la regia di Nazareno Balani. Buonasera. Abbiamo letto, c'è il delegato Lega Michele Romano e c'è naturalmente Dino Meneghin. Buonasera. Buonasera Franco, buonasera a tutti quanti. Un momento difficile questo per la formazione varesina, che viene da una serie di sconfitte preoccupanti e
diceva prima il manager Chiapparo, dobbiamo fare buon viso a cattiva sorte e guardare avanti. Beh, questo sicuramente, Varese era già un cantiere all'inizio di stagione per il cambio, come abbiamo detto più volte, degli allenatori, dell'allenatore e dei giocatori. In più si è trovata contro anche la cattiva sorte che l'ha privata prima di Santiago, che stava attraversando un momento di forma eccezionale, e abbiamo visto durante il McDonald's Championship quanto avesse giocato bene contro il San Antonio Spurs, sostituito con Cardenas, e poi ultimamente ancora questo incidente d'auto dei giocatori che hanno menomato seconda Cardenas, Santiago e Allen. Esatto, secondo me dovrebbe andare a fare anche un po' di lezioni di scuola guida, oltre che lezioni di basket, quelle che fanno quotidianamente con l'allenatore Cedro Galli. Bene. Però a parte gli scherzi, la cosa importante è che non è stato niente di grave, qualche acciacco, secondo lo vediamo in campo, però diciamo che questo contribuisce a far sì che Varese non possa giocare come vorrebbe e contribuisce alla sua falsa partenza in campionato e le non buonissime prestazioni in Eurolega. Intanto, mentre c'è una consegna di un riconoscimento al campione d'Europa, il capitano Andrea Meneghini della formazione campione d'Italia, che potrà passare un bel fine settimana qui alle Terme, come tutti i campioni d'Europa che riceveranno e hanno ricevuto già nel corso di questa stagione. Eccolo Andrea Meneghin che ringrazia. Beh, almeno sì, utilissimo io penso, perché beh, poi certo. Sai, parlando io che ho 50 anni, dovremmo tenere tutti quanti bene in mente che bisognerebbe fare delle cure proprio in questo senso, proprio per preservare e prevenire acciacchi vari, e io che sono in mezzo proprio a questa età devo farne ancora molto molto di più, per cui questo è sicuramente un bellissima occasione per rimettersi un po' in sesto. Intanto il regista Nazareno Balani ci informa che è pronto il quadro dei risultati, e dunque via con la decima giornata che ha riservato diverse sorprese. Benetton Treviso, Ducato Siena 68-72, Shepard e Miles protagonisti in questa partita davanti a oltre 3.000 spettatori. Era avanti di 11 punti all'intervallo la Benetton, 82-74, la vittoria sofferta della Kinder Bologna contro l'Inertex Imola. Lockhart 28 punti non sono bastati, quasi 7.000 spettatori. Ad Ecco Milano Bipop Carriere Reggio Emilia 91-77, più 16 all'intervallo. Nylon 33 punti, quasi 3.000 gli spettatori. Ieri in anticipo ADR Roma Pav Bologna 67-59, davanti a 6.000 spettatori. Pepsi Rimini Scavolini Pesaro 66-78, più 10 all'intervallo per Pesaro, 17 punti di Booker. Canturina Servizi Cantù batte Müller Verona 61-50, show 19 punti, 2.300 spettatori. Viola Reggio Calabria batte Telit Trieste 64-63, era meno 8 a Reggio Calabria all'intervallo. Rowan 21 punti, quasi 7.000 spettatori. La classifica della Serie A1 dopo queste partite, prima del posticipo fra Varese e Montecatini, vede dunque a 18 punti una sola sconfitta la PAF, la vicina a 2 punti la Kinder 16, quindi Ducato e Viola conservano il terzo posto a 14, quindi ADR Roma Scavolini a 12, Benetton Zucchetti 10 punti, Zucchetti una partita in meno, l'Ineltex 10, quindi tutte le altre fino a Pepsi Rimini e Bipop Carriere Reggio Emilia che chiudono la classifica con 4 punti, cinture allacciate, e dunque buon divertimento a tutti con il primo pallone per la formazione montecatinese che gioca nella sua tenuta bianca in rosso e bordi bianchi. Invece la formazione campione d'Italia che parte con Zanu, Forte, Meneghin, Buccherer, Pozzecco e Foiera, un quintetto non certamente abitudinario e consuetudinario per la formazione varesina in questa stagione, mentre Montecatini va subito a segno con una tripla di Adomaitis. Questi è Stefano Pillastrini, il Pilla, coach della Zucchetti, che risponde con Scarone, Monti, Slater, Nicolai e Adomaitis, protagonista del primo centro. Sì, diciamo sono due quintetti molto bassi, per cui vedremo sicuramente una pallacanestro molto veloce, molto brillante e spumeggiante. Fogliera che entra in quinto base, anche perché Cardenas evidentemente non sta ancora bene dall'incidente, c'è Zanus Fortes dentro, sarà sempre come al solito, come vediamo adesso, grande mobilità della palla, grande passaggio adesso di Pozzecco a Zanus Fortes che sbaglia, per cui penetrazioni da parte di Varese con Pozzecco e da parte della Montecatini, sarà un grosso appoggio su Slater come abbiamo visto adesso in questa azione. Pozzecco, grande, grandissimo, sotto mano delizioso, un'azione alla sua maniera. Super, il super. Rosso Trinito Gianmarco Pozzecco realizza il primo canestro e sblocca subito quota 0 per Varese. Adesso vedremo se la Montecatini accetterà la lotta in velocità con Varese oppure farà delle azioni ragionate
Vediamo intanto secondo tiro per Slater, che questa volta stava entrando, e Monti ci ha attaccato al ferro e ha fatto uscire questo canestro che era già quasi fatto. Varese in attacco, la finta, il cambio di direzione di Pozzecco che poi scivola, cade a terra, il tiro di Andrea Meneghin sul secondo ferro, il rimbalzo di Reggie Slater proveniente da Toronto. Il Toro di Houston ha scaricato subito per un'azione di contropiede che poi però viene rallentata, e dunque si gioca con difesa schierata, uomo contro uomo, Sogliera contro Reggie Slater, un bel duello. Ci sono dei bellissimi duelli stasera, c'è cioè Meneghin, Andrea su Domaitis, che cosa sta? Si fa stoppare fallosamente. Fallo di Andrea che è rimasto in ritardo sul taglio. Montecatini ha grandissimi tiratori dalla media distanza, c'è Scarone, c'è Adomaitis, c'è Nicolai, chiaramente stavo guardando un po' i bambini che stavano pulendo il campo, comunque grossi tiratori da fuori e sotto grande potenza di Slater, e in più Max Monti che dà un grosso contributo ai rimbalzi. Varese, come ho detto prima, si affiderà sicuramente sul tiro, sulla penetrazione di Pot, deve puntare sul tiro da fuori di Vukerer e di Andrea Meneghin, perché sotto diciamo Foiera è sicuramente un grande giocatore di grande cuore, grande utilità, però il gioco della squadra sicuramente non punterà su di lui. Adomaitis mette anche il libero e dunque comincia bene per lui con 4 punti la partita, sono tutti i suoi punti di Montecatini, uno su due dalla linea per Adomaitis, mentre Vukerer manovra in attacco per Foiera. Varese sotto di due attacca con Pozzecco, ora Pozzecco contro Adomaitis, ancora una volta parte, va dentro, non segna ma subisce il fallo. Pozzecco molto determinato, molto concentrato in questo avvio di partita. Sì, si butta dentro come al solito, confidando sulle sue grandissime doti di palleggiatore, di fantasista. Qui Monti aveva avuto una buonissima idea per andare a chiudere la penetrazione di Pozzecco, però era leggermente in ritardo e con le braccia non perpendicolari ma un po' inclinati in avanti, per cui ha commesso fallo. Pozzo intanto sbaglia il primo canestro, sempre criniera rossa al vento, segna il secondo. 4-3. Inquadrato la panchina montecatinese, Termali in attacco, 4-3, Scarone. Nicolai sfrutta il blocco di Slater e mette sul ferro, il rimbalzo di Zanus Fortes e poi ancora Pozzecco. Sfrutta il lavoro di Zanus e va dentro, bravissimo Zanus. Sì, Zanus Fortes gli ha portato un bellissimo blocco e Pot si è buttato dentro con ora la finta di passaggio e poi va a tirare in sinistra in contratempo, bellissimo. Nicolai dentro per Monti, fallo di Zanus Fortes. Qui uno scontro proprio di gente fisicata, muscolare, perché Zanus è fisicato, vedete, con la prestanza fisica, e anche Max Monti un altro forte. Intanto subito un doppio cambio, fuori Nicolai e fuori Monti, dentro Kjacic e La Bella. C'è il coach Pilastrini che vuole un po' più di peso sotto canestro, vuole mettere ancora più in difficoltà la difesa varesina mettendo un vero lungo sotto canestro. Adomaitis, 6 punti, grande partenza di Doma. Dino Adomaitis assegna ancora tutti i suoi punti della formazione termale. Attacca Varese 6-5, un buon inizio comunque equilibrato di questa partita. L'arbitro Tola di Viterbo, che sta dirigendo insieme a Romano Giansanti, due dei migliori fischietti italiani, segnalano il primo fallo di Fernando Labella, il ragazzo di Buenos Aires. Come eccolo qui, grazie Balani. È difficilissimo infatti difendere su Pozz quando è ispirato e quando si butta dentro. Scarone, qui si lotta, palla l'altro di Buenos Aires, Scarone che recupera un pallone. Sì, palla sempre nelle mani di Varese per la rimessa dal fondo, intanto si asciuga. Comunque i giochi fino adesso sono stati velocissimi sia da parte di Varese che di Montecatini, grande velocità, grande movimento anche da parte dei giocatori senza palla, punteggi in equilibrio. C'è stata qualche leggera forzatura in attacco, però mi sembra che queste due squadre siano concentratissime, vogliono portare a casa questi due punti. Foiera intanto tira da tre, tira non va, che non ci stava, ma comunque è liberissimo, ha fatto bene anche a tentare, a far vedere che è pericoloso anche da lì. Varese in crisi, meglio non fidarsi, diceva un titolo in settimana qui in Toscana, e in effetti la sconfitta di Istanbul
certamente non ha cambiato il corso delle cose, ma Varese è venuta avvelenata, è venuta avvelenata, e qui c'è la tripla di Andrea Meneghin che, galleggiando in aria, questo l'ha tirato fuori dal cappello, perché bellissima, ha galleggiato in aria per un istante e ha messo questa tripla spaventosa. Foiera, brutto passaggio di Rabella per Slater, sotto canestro, gli ha fatto passare la palla in mezzo alle gambe in pratica. Primo vantaggio Varese, Pozzecco gli sporca il pallone Rabella, Gianzanti che era sulla linea di fondo segnala il fallo a Montecatini. Intanto Meneghin l'abbiamo riapprezzato, ha visto che forse lo stava per stoppare, per cui è andato in controtempo, grandissima azione. Secondo fallo di Fernando Rabella. Meneghin, Zanus, Pozzecco contro Rabella, scarico, Foiera, tiro fronte a canestro sul ferro, aveva mimato il tiro prima Foiera al suo secondo errore consecutivo. Adomaitis, Regis Slater, l'ex NBA sbaglia ancora dall'angolo e dunque rimane in vantaggio e palla in mano Varese, che ha trovato il primo vantaggio sull'8-6. Rischia molto Pozzecco, poi Foiera, passaggio consegnato a Pozzecco che prova la tripla, secondo ferro, lungo il tiro, rimbalzo di Ghiaccione, Chiacic. Un tiro forse un po' portato di Pozzo, ma comunque se lo sentiva carico in mano, gli è partito questo colpo. Fallo di Foiera che ha cercato di aiutare, ma era nettamente in ritardo. Intanto c'è un cambio, esce Rabella. Entra di nuovo Nicolai. Nicolai. 8-6 per Varese. Giocati 5 minuti nel corso del primo tempo. Pilastrini è già senza giacca, pronti via, se l'è già tolta. Slater, Adomaitis, Scarone, 22 secondi per il gioco d'attacco di Montecatini. Slater lasciato libero, lui non è pericoloso da quella distanza, c'è il fallo di Zanus che cercava di contenere in difesa Scarone. Anche in questo caso la buona idea di Zanus Forte di andare a aiutare sul blocco, però è leggermente in ritardo, doveva sicuramente uscire un secondo prima per impedire proprio questo taglio di Scarone. Secondo fallo di Zanus. Infatti cambio, viene tolto Zanus Forte, entra Cardenas. Ecco Eric Cardenas, il panamense ingaggiato per aspettare Santiago. E Zanus Forte ha già due falli, per cui ha fatto bene Galli a cambiarlo prima che si aggravasse la sua situazione falli. Tipo secco, si improvvisa anche pulitore di campo, assugatore. Tra l'altro vogliamo dire che tutto forse adesso. C'è stato il record stagionale di scommesse sul basket grazie anche all'assenza delle partite della Serie A. Pensate, 500 milioni giocati. Record ad Ecco Bipop, 215 milioni soltanto su questa partita. Milano Reggio Emilia. Parleremo ancora di questo e più tardi. Intanto attacca Montecatini, 6-8. Carone, Ghiaccio a segnare. Buonissimo movimento di buonissimo. Sì, c'è Allen in panchina. Allen in abiti civili dietro la panchina. Dietro la panchina. A febbre alta e comunque non ha voluto mancare. Lui era venuto a Montecatini per giocare. Beh, grande professionalità da parte sua, pronto comunque a giocare. Scusate il taglio. Intanto Andrea si è buttato dentro, ha subito la stoppata di Ghiacci. Adomaitis, Scarone, comunque Gomelski dalla Russia ha tirato un bel pacco alla famiglia Bulgheroni, alla sera di Varese, ha detto sì non preoccupatevi, il giocatore vi arriva, nulla osta arriva, ma non è arrivato nulla. Intanto Scarone da tre, ferro, rimbalzo di Vukerer. Meneghin adesso, Cardenas sotto canestro chiede la palla, c'è Ghiacci che lo sta marcando abbastanza bene da dietro. 8 pari, 6 minuti e 40 del primo tempo, Foiera, Cardenas. Cardenas da fuori che ha sicuramente una buona mano da tutto intorno all'area. Lo ha dimostrato in altre occasioni, l'abbiamo visto anche a Varese anche nelle altre occasioni quando abbiamo fatto la telecronaca. Poi se lo si lascia tirare smarcato, libero. Sì. Uomo in vicinanza, intanto ancora Slater, ottimo uso del piede perno e poi Cardenas lo toppa e rimbalzo in attacco e sul secondo tiro
concesso a Regis Slater, il toro di Houston fa centro ed è il primo canestro per lui. Primi due punti per Regis Slater e 10 pari, grazie Balani. Questa è la stoppata regolare di Cardenas, a rimbalzo il canestro di Slater. Meneghin, Cardenas cerca l'appoggio sul petto di Giacic, poi il contropiede innescato da Scarone per Andrea Nicolai riporta avanti Montecatini. Bellissimo contropiede, due passaggi, è entrato tutto il campo, grande canestro di Nicolai. Tanto Pozzo semina il panico dentro, si butta, non riescono a tenerlo, è Pozzo imprendibile per la difesa, sono avvicendati su di lui già un paio di uomini, ma Pozzo è carico. 12 pari, 8 minuti di gioco al Palaterme di Montecatini. 12 pari, fallo qui di Cardenas mi sembra, perché tra lui e Chiaggi c'è una bella lotta sotto canestro per prendere la posizione, due fisicacci che... Cambio per Bucherer, c'è Cecco Vescovi in campo per il tedesco che torna in panchina. Sì, Bucherer era abbastanza anonimo fino a questo momento, adesso vediamo Vescovi che è sicuramente un giocatore che inventa, tanto Scarone. Triple, German, Scarone in fila dalla grande distanza. 15 a 12 Zucchetti, Meneghin lo scarico, Fogliera a schiacciare, grande azione di Meneghin, bravissimo Fogliera, tempista. Nicolai, 15 a 14, 8 minuti e 40 nel primo tempo, lentamente supera la linea centrale, prova anche lui, Nicolai. Bomba! Nicolai, 3 punti. E la partita sembra prendere un po' di consistenza dopo un avvio lento e con qualche errore di troppo. 18 a 14, 9 minuti di gioco, si alza il punteggio e si alza anche il livello della temperatura all'interno del Palaterme. Meneghin, arresto, tiro e rimbalzo di Chiacic. Scarone, Nicolai completamente libero che... Vescovi, Andrea Nicolai. Sì, Vescovi nettamente in ritardo, Nicolai che è bravissimo a buttarsi in contropiede e guadagnare spazio, ha ricevuto un pallone d'oro e con lo spazio a disposizione ha potuto tirare questo canestro da tre completamente indisturbato. 21-14, Nicolai protagonista per Montecatini, un altro rimbalzo in difesa, l'apertura sulla corsia destra, Scarone va contro Cardenas, subisce il fallo dal paranense German Scarone. Montecatini quando riesce a buttarsi via in contropiede così con grande velocità, intanto time out, diventa veramente pericolosa. Ecco German Scarone, papà dal 25 agosto della splendida Melissa, a pochi minuti tra l'altro la nascita di Melissa dal suo debutto al Palaterme. Per German Scarone, ragazzo di Buenos Aires che era arrivato su intuizione del compianto Celada e poi aveva esordito addirittura in Coppa Campioni con la Benetton Treviso nel 92-93, un momento di grandissimo impegno ma anche di grande crescita, è il momento della svolta, no? Professionale per sì, Scarone. Beh, Scarone anche nel giro della nazionale si è stato convocato da Bosciatani, questo è già un bel biglietto da visita da presentare a tutti quanti, è un giocatore di grande temperamento, grande fantasia, buona tecnica, anche dotato di grande tiro da fuori, per cui è sicuramente un giocatore completo, un giocatore che può fare vedere veramente delle cose. Abbiamo visto l'ingegner Luca Masini, che è amministratore unico del Montecatini Sporting Club, e c'è stato un comunicato, si è molto discusso in settimana del futuro di Montecatini e Masini ha detto l'operazione che l'attuale proprietà ritiene opportuno dover effettuare non potrà pregiudicare in alcun modo l'impegno della società sportiva per garantire alla squadra una posizione di ottimo livello del basket italiano che le compete. Ugualmente, ha chiuso Masini, non cambierà l'impegno della società a garantire alla città di Montecatini e alla squadra, così come garantito sino ad oggi, la continuità nel raggiungimento di importanti traguardi agonistici. Questo vuol dire che comunque con l'impegno anche dell'amministrazione di Montecatini si farà di tutto e di più per conservare il titolo a Montecatini assicurando un grande futuro a questa realtà che ormai
ha fatto la sua storia e vuole continuare a recitare un ruolo anche nel prossimo millennio. Sì, sicuramente Franco Bebba, basta guardare, intanto Pozzi butta dentro e prende un fallo. Basta guardare il palazzetto questa sera pieno, evidentemente qui a Montecatini la passione c'è e tanta. La gente vuole vedere spettacolo, la gente vuole campioni, vuole giocatori simpatici e questa mi sembra la strada buona per continuare. Bisogna solo andare avanti con grande coraggio come è stato fatto fino adesso e rimanere qui a Montecatini, mi sembra la soluzione migliore. Anche certo. Perché Montecatini è una bellissima città, ragazzi. Certo, a due passi da Firenze. Montecatini subisce la penetrazione di Pozzetto, splendido, ed è Atomic Fly che va a realizzare, lo rivediamo, guardate come slalomeggia in questa azione d'attacco Gianmarco Poz, 23-16. Era 23-14 il massimo vantaggio, più 9 per Montecatini. Ora attacca la Zucchetti, 23-16 e siamo oltre, poco oltre la metà passi. Del primo tempo, infrazione di passi sulla ricezione. C'è Cardenas che zoppica. Massimo Cedrogalli, braccia concerte, un po' di preoccupazione per lui in questo momento, 6 punti soltanto in campionato e la necessità di tornare al successo. Intanto San Bugaro, superati tutti i problemi con il tecnico Pillastrini, c'era stato un diverbio fra i due, ma San Bugaro che è un ragazzo d'oro certamente ha avuto modo di chiarirsi con Pillastrini. Infrazione di passi in partenza di seconda che ha mosso il piede d'appoggio iniziale, dunque il piede perno, e ha commesso in partenza passi. E infatti quando ho letto della polemica di San Bugaro col coach Pillastrini mi sembrava strano, perché Sambu è talmente un bravo ragazzo che mi sembrava impossibile, dico avranno capito male, forse stavano parlando di calcio, erano abbastanza infervorati. Scarone, grande pallone dentro per Ghiacci, fallo. Meneghin, secondo fallo di Meneghin, eccolo qua per il capitano, le mani nei capelli. Rivediamo questa azione, lo scarico, qui c'è l'intervento di forse era più fallo di Cardenas, esatto, era fallo sicuramente di Cardenas, a meno che Andrea non l'avesse spinto da dietro, che da qui non l'abbiamo visto, comunque però... c'era anche il fallo di Cardenas. Sì. 3 punti Roberto Chianci, che uno che sono anche di colore diverso così, oltre che di peso, è difficile sbagliare quindi. 24-16 il punteggio. C'è Montecatini che sta prendendo il largo, sono... anche se dobbiamo dire che noi abbiamo la ripetizione immediata, gli arbitri non l'hanno, quindi decidono in una frazione di secondo. Attacca Varese, campione d'Italia sotto con Vescovi, buona difesa di Montecatini, Vescovi fuori, Meneghin, 6 secondi per tirare, tripla Andrea Meneghin, che bomba, canestro importantissimo che riporta a 5 lo svantaggio di Varese su Montecatini, 2 su 3 dall'arco. Sì, ma lasciate vedere la partita perché se facciamo tutti i tiri da 3. Meneghin a schiacciare. Eccolo qua. A schiacciare Andrea Meneghin che ha recuperato una palla importantissima. 8 punti Meneghin, 24-21, mini break per Varese in una frazione di minuto, una velocissima azione di contropiede, una tripla, prima hanno permesso questo 0-5 di Varese, vedete che dal 24-16 si è passati al 24-21. Germa Scarone risponde così, appoggiando al vetro. Beh, sicuramente è migliorata un po' la difesa di Varese, che mette più pressione agli attaccanti della Zucchetti, e questo ha fatto sì di fare questo mini break, oltre chiaramente alla bravura di Andrea su queste ultime due azioni. 5 punti in un amen che hanno portato sotto Varese. Pozzetto prova, tripla, tripla ancora, e pensate, 24-26, partita completamente riaperta, scuote il capo Gianmarco Pozzetto, intanto è pronto Vanuzzo, prova Scarone, tripla, tripla, è ancora una bomba, una serie impressionante da una parte e dall'altra. Bellissimo, sì, molto bello, mi piace moltissimo questo ribaltamento di fronte, azioni velocissime. 5 su 8 per la Zucchetti, 3 su 6 per la Varese. Seconda da 3. Lui è uno specialista, ma come preso il ferro, l'ex Penn State e Syracuse University, va in palleggio, non lo chiude Andrea Nicolai, è lui che gestisce questo possesso. 6-40 al termine, punteggio sicuramente alto, abbiamo visto buonissime percentuali al tiro, grande velocità, nonostante le difese che sono sicuramente migliorate. Tanto qui... Nicolai, grande pallone sotto, questo era forse da convalidare come canestro perché è stata toccata la rete sul tiro di Chiagi.
De Andrea si butta dentro, prende il fallo di Roberto Chiagi. Occasione per riportarsi ancora più a ruota della Zucchetti. Allora, ecco, stavamo rivedendo questo possibile canestro non convalidato, non considerato valido. Sì, perché nella pallacanestro, vuol dire, quando tu tiri c'è un difensore che interferisce, va a toccare o il ferro in maniera decisa o la rete, al 99% l'arbitro dà canestro buono, in questo caso solamente l'1% di possibilità non è stata data alla rete. Negli mette il primo, inquadrato Regis Slater vicino a Domaitis. 2-2, 3 punti di vantaggio per la Zucchetti su Varese. 29-26, a 6 minuti e 10 dall'intervallo, una bella partita. Guarda, si butta dentro. Ecco, Varese forse deve registrare un attimino la difesa sugli aiuti, come in questo caso di seconda, che sicuramente è buonissima l'idea di intervenire a chiudere il taglio, l'entrata di Scarone. Però proprio il tempismo che manca, cioè l'arrivare nel momento giusto. Questo da cosa dipende, secondo me? Anche di questa rotazione che c'è stata, questo lavoro che è avvenuto poi col tempo, perché non c'è stata una preparazione per tutti, per lo stesso gruppo, dall'estate fino ad oggi, no? Vabbè, ma comunque questi sono, conoscendo gli schemi d'attacco della Zucchetti, Varese avrà sicuramente provato in difesa durante la settimana gli schemi d'attacco di Montecatini per andare a chiudere almeno per quanto possibile. Avrebbe dovuto, in realtà poi c'è stata la partita di Coppa Istanbul, quindi gli allenamenti si riducono, questo è un problema che c'è anche nel calcio. Perché bisogna lavorare 8 ore al giorno, esagera. Grazie. Pozzo intanto si butta dentro. Baglia, Pozzetto, rimbalzo lungo, Coppa da corsia sinistra in corsa, Scarone non si arresta, lo scarico per il rimbalzo. Oh! Che è impreciso in questo caso, ovvero Chiacic, la palla buttata via alle ortiche, cambio per Regionini, entra Manuel Vanuzzo, un giovane emergente, un talento, ricordavamo nella partita che Zucchetti giocò contro Siena, che era stato operato 2 settimane prima, ora è passato un mese e Vanuzzo è più che mai in condizione di giocare. Vescovi cerca di batterlo, va dentro, corta la conclusione, rimbalzo di Piatti. Vescovi si è buttato su questo calcio di destro, ho visto un buco su una possibile virata, andare a tirare più comodamente da sotto, però è facile parlare stando qui seduti. Caruzzo rifiuta il tiro, Scarone, 12 secondi e lui no, non lo rifiuta. Non rifiuta mai, eh? È sempre lì pronto. No, sicuramente libero, tanto seconda. Zanno Sforte sotto, chiede la palla, la riceve. Splendido movimento di Zanno. Buon movimento di potenza, senza palleggi in mezzo all'area, un passo solo e un tiro. Time out chiesto da Zucchetti in Montecatini. E allora c'è il time out e noi ne approfittiamo per dare anche il quadro della 10ª giornata in A2, con il successo nettissimo, splendido di Fabriano, la squadra di Alberto Bucci, 99-62 contro la Snyder Udine. 33 punti di Morro, dal suo rientro evidentemente le cose sono migliorate per il Everest. Livorno ha perso di 2, 53-55 con la Cordivari, Reggetto, la squadra di Phil Melillo, Brown 22 punti e il successo importante per Roseto. Banco Sardegna Sassari, Devizia Avellino 84-70, Calagan 27, 4.000 spettatori a Sassari per questo successo della squadra di Zorzi. Record Cucina Napoli torna al successo con Sanders fuori squadra, infortunato e sostituito di nuovo dal reintegrato Bill Jones, da 73-70 alla Filabiella. Nolan 26 punti non sono bastati, poi Banca Popolare Ragusa, Ina, Sicilia, Barcellona 63-67, Bragg, Abram, Washington 13 punti, 4.000 spettatori a Ragusa per questo derby, riposava la capolista Sicchiesi che comunque conserva il primato con 16 punti davanti a Cordivari 14, Devizia Avellino e Ina, Barcellona 12 punti, chiude Livorno con 4 punti, questa è la situazione alla 10ª giornata in A2 con Iesi già alla Final 8 di Coppa Italia. Coppa Italia 26-29 gennaio, Reggio Calabria, Pala Pentinele, e anche in A1 ormai ci sono alcune squadre che si stanno avvicinando a larghi passi a questo evento, qui partecipano 7 di A1 e 1 di A2. Intanto sbaglia il secondo personale Zanus, c'è rimbalzo in difesa per la Zucchetti. Intanto Pozzecco e Scarone, che sono in panchina, continuano a scambiarsi battute. È bellissimo vederli, giocano come dei pazzi in campo con grande ardore, poi quando è possibile si scambiano delle battute e ridono. Grandi. Ghiaccio intanto. Ghiaccione, peccato perché era un bel numero questo di bel passaggio di Labella. Intanto ecco la seconda da tre.
sul ferro, rimbalzo di Nicolai, contropiede subito. 31-26, 4 minuti e 10, Nicolai. 4 minuti alla conclusione del primo tempo. La stazione era ghiaccio, libero. Pronti a canestro, tira. Pronto ad andare anche a rimbalzo, era già partito Roberto Chiacic. C'è Chiacic che ha segnato, poi ha guardato Pilastrini che forse gli aveva detto ma cosa tiri, non tirare, roba del genere. E Chiacic ha detto guarda che io se tiro da qui segno sempre, un piacere. 33-26, attacca Varese in angolo, Poz, la palla sul ferro, rimbalzo e correzione a canestro di Cecco Vescovi. 33 Montecatini, 28 Varese, primo canestro di Cecco Vescovi. Buona circolazione di palla, velocissima, e Vescovi lestissimo, è molto furbo a potersi a rimbalzo, ha visto un buco e ha catturato questo rimbalzo importantissimo che tiene sempre Varese a meno 5, comunque è sempre lì. Grande pallone, intanto non si capiscono però la bella e Adomaitis. Cambio, esce Chiaccio, entra Monti, esce seconda ed entra Foglier ancora. Vuole sapere quanti sono i milioni giocati su questa partita? Sentiamo, 180 milioni. Ah però. Era aperto fino alle 20:20. 140 sono tuoi? 3.500 scommesse per il segno 1, ricordiamo la differenza segno X entro i 5 punti di scarto per una o per l'altra, 3.000 scommesse sull'X e 2.800 sulla 2, quindi vittoria di Varese con più di 5 punti. Vedremo chi potrà portare a casa i suoi soldi. E Meneghin intanto servito in post basso, realizza appoggiando al vetro, bravo Meneghin, ed è 33-30, ultimi 3 minuti del primo tempo. Si è funzionato tutto a dovere su questa azione, blocco alto perfetto per Meneghin e grande passaggio di Vescovi, assist. Adomaitis, il taglio di Er Nicolai che conclude con un gancetto un po' sporco, l'errore, il rimbalzo di Foglier, l'apertura per Meneghin, superata la linea centrale, lo scarico per Pozzecco, prova la tripla, bomba, pareggio della Mosca Atomica, eccolo qua, Atomic Fly, Gianmarco Pozzecco realizza il pari ed è 33-33 quando mancano 2:33 all'intervallo. Meneghin, tutto da rifare. Sì, beh, diciamo grande equilibrio. Lei come... che mi aveva detto che alla fine del primo tempo voleva andare via. No, io non mi permetterei mai. Anche perché ho pagato il biglietto, voglio vedere la partita fino in fondo, piacere. Mai, nel basket, mai. Guardate che colpo d'occhio. Ci dicevano che la partita in posticipo, paradossalmente, aiuta ancora di più una squadra, una società come Montecatini, perché viene più gente. Sì, beh, alle 8:30 della domenica sera, e quindi vedete tutto pieno, tutto esaurito al Palaterme. Ma soprattutto quando si comincia ad andare verso la brutta stagione, tipo l'inverno, dove stai meglio se non in un palazzetto caldo, riscaldato, e goderti in tutta tranquillità una bella partita. Perché chi non è a Montecatini? Ci viene, con la macchina in 2 minuti e qua. O se no? O se no se la guardi in televisione. Rai Sport Satellite, ecco, perfetto. E allora chi non ha ancora la parabola, il decoder digitale, passi parola. E chi non ha il decoder cosa fa? Va dagli amici. Oppure va nei bar, nei ristoranti, nei centri d'ascolto, anzi li salutiamo tutti in Italia, in Europa e nel mondo, sono tantissimi. 33 pari, si riprende a giocare, 2:30 nel primo tempo, la bella per Reggie Slater, ancora il passaggio consegnato per la bella sulla corsia destra, il passaggio battuto a terra molto opportuno per Reggie Slater, quanto meno per prendere un fallo, e arriva puntuale il fallo di Zanus ed è il terzo fallo, attenzione. Infatti quando c'è in campo Slater, Montecatini lo cerca con insistenza. In questo caso appena entrato ha avuto subito un pallone giocabilissimo, fallo di Zanus Fortes. Reggie Slater che è nono nella classifica delle stelle del campionato che prenderanno parte all'All-Star Champion di Bologna di venerdì 26. In testa c'è Danilovic, davanti a Moretti, Rivecchi, Carniscio, Stomberga, Snyder, Michelori, Fox. Mi piace moltissimo che ci sia Moretti dentro. Capocannoniere della 2 e oggi la sua cordivaria ha rivinto. Paolino l'abbiamo sentito da Trieste domenica scorsa, un grandissimo personaggio recuperato. Sì. Segno evidente che Gallina Vecchia può buon brodo, eh? Sì, non è nemmeno tanto vecchio, eh? Poi detto da me. Tanto fallo. 35-33, 2 minuti e 4 alla conclusione. Secondo fallo per Max Monti. Maitis su Meneghin, taglio di Foglier sotto, blocco per Zanus Fortes, fallo, canestro valido, grande iniziativa, grande coraggio, si è buttato dentro,
si consolano, si incoraggiano sempre come al solito Poz e Andrea. Adesso lo vediamo qui la camera aerea, sì, il palo di Adomaitis. E anche in questo caso la difesa della Zucchetti non ha funzionato a dovere, perché non si sono subito chiusi i difensori su una possibile entrata. Varese si porta in testa sul 36-35, un minuto e 53 secondi dal termine. Intanto diciamo a tutti di rimanere all'ascolto, perché nell'intervallo avremo, e lo avevamo promesso, anche le immagini dagli altri campi, dunque si arricchisce il nostro appuntamento domenicale. Fallo di Monti intanto. Fallo di Max Monti. Per il momento 11 su 23 al tiro per la Zucchetti, 14 su 28 per Varese, che ha una migliore percentuale complessiva dal campo, 50% contro 46. Molti errori, in particolare da sotto, Zucchetti 4 su 10 da sotto, 5 su 9 da 3. Che bella la percentuale da 2, soprattutto da sotto, è veramente scarsa. È proprio qui che forse che Varese ha costruito anche il suo successo fino a questo momento. Dentro il primo, 37-35 per Varese. Vantaggio per Varese proprio al 18esimo minuto del primo tempo. Avanti per la prima volta i campioni d'Italia qui al Palaterme. Palla persa, Vescovo non è riuscito a tenere vivo. Scarone a chiamare il gioco. 90 secondi all'intervallo. Scarone alla bella, gioca con i due playmaker in campo, Pilastrini, questa scelta. Come la replica? E qui brutto passaggio. E con due playmaker, palla persa, Vescovi contropiede ad appoggiare al fondamento, ferro. Sì. Fondamento. Anche sulla faccia di Michele Romano, sfondamento. Beh, qui diciamo che Pedro Galli incoraggia comunque i propri giocatori. Rivediamo, guardate qui, se avesse dato la palla dietro la schiena forse. Sì, sicuramente. Eh? A parte Poz doveva fermarsi un po' più in lunetta sul più in alto per ricevere un eventuale passaggio, però comunque buona difesa comunque di Scarone, che si è messo in mezzo e ha impedito questo terzo tempo facile di Vescovi. 70 secondi all'intervallo, Scarone per Vanuzzo, ancora Scarone dall'altra parte, sul lato debole ci sono Adomaitis e Labella, chiuso dal raddoppio Scarone sulla linea centrale, il recupero di Labella in angolo per Adomaitis, che è uno specialista nel tiro da tre, non prende nemmeno il ferro, un traversone quello di Adomaitis che si aspetta dopo un inizio devastante. Qui c'è Ghiaccione Chiacigio vicino a San Bugaro in panchina, vicino a Monti, un po' triste per il terzo fallo commesso. Siamo all'ultimo minuto del primo tempo, Meneghini 52 secondi. In effetti, nonostante i due playmaker in campo, mi pare che Montecatini abbia dei problemi nell'organizzazione del gioco. Questo sicuro, ma dettato soprattutto dalla fretta, dall'imprecisione dei passaggi, ma soprattutto dalla difesa di Varese, che è sicuramente aumentato migliorata. Aumentato l'intensità. Sicuramente, il lavoro funzionava bene. Tanto Tripla Vanuzzo! Funziona bene la difesa, meno che in questo caso, perché lui ha tirato liberissimo. 38-37. 28-27 secondi adesso al termine. Varese vorrà fare sicuramente un tiro uno e unico. 20 secondi, ne ha 13 per il gioco d'attacco Varese, dunque non può arrivare fino in fondo in questo primo tempo Varese. 7 secondi per tirare. Fallo di Labella, che non mi sembrava fallo questo, mi sembrava stesse difendendo regolarmente. L'arbitro comunque lì è un passo. La difesa correttissima. Terzo fallo per Labella, che viene richiamato in panchina. Entra Nicolai al suo posto, mancano 12 secondi. Assegno il primo, parità. Varese avanti di un punto, 12 secondi per imbastire un'azione, l'ultima azione del primo tempo. 8 secondi, 6. Scarone. Qui. Difende bene Pozzè. Oh. Come c'è la tripla incredibile di German Scarone proprio allo scadere dei 20 minuti regolamentari. Sorride ironicamente Pozzecco e anche Meneghin, e poi c'è il 5 di, guardate che bella scena questa, straordinario. Bellissima la danza di Scarone dopo aver segnato. È ancora più bello questo 5 dato da Pozza a Scarone, complimentandosi per questo canestro incredibile fatto allo scadere
E ecco, guardate come tira tutto strano buttandosi indietro. Incredibile, grande Scarone. E allora per noi un attimo la linea allo studio di Roma e poi la riprendiamo dopo 40 secondi per tutto l'intervallo e tutti i filmati e le notizie su questa giornata di campionato. E allora siamo di nuovo collegati con il Palaterme di Montecatini per questo intervallo con tutto quanto c'è da sapere su questa giornata di campionato di Dino Meneghin, una giornata importante, la decima, e noi vogliamo intanto ringraziare subito Susanna Checconi di Rai Sport Satellite che ha contribuito a permetterci di poter mostrare le immagini di altre partite di questa decima di campionato, a cominciare da Kinder Linertex, la partita che vedeva la Linertex Imola priva del suo capocannoniere di Vincenzo il Diablo Esposito, poi è uscito anche Ivans che aveva fatto il record di punti 51, ed ecco le immagini anche di una Pazzi partita mancava. Che sì, anche Pazzi assente, esatto, Pazzi e Esposito per tutta la partita, una partita che la Kinder ha vinto nonostante i 28 di Lockhart. Problemi per la Kinder o perché è stata brava Imola a sopperire a queste assenze? Beh, diciamo soprattutto la bravura della Lineltex che ha sopperito a quella. Bravo Vitucci. Certamente, beh, tutti quanti. E soprattutto la Kinder magari ha visto che in questa squadra mancavano due giocatori e ha detto beh, forse ne facciamo un sol boccone. Decisivo nel finale Rigodò, una sua tripla ha dato Binelli, la svolta. Esatto, soprattutto anche Binelli che è entrato con rimbalzi e punti consecutivi. Ha saputo dare un grandissimo contributo alla vittoria della Kinder, che ha sofferto moltissimo, comunque ha portato a casa questi due punti importanti per rimanere a stretto contatto di gomito con la eterna rivale che è la Fortitudo Pap. Binelli sarà in copertina sul Superbasket con Dell'Agnello. Dell'Agnello avrà con Luna Siena, dopo il nuovo successo della Mensana Ducato che mantiene al terzo posto la formazione toscana. Beh, questi giocatori over 30 che decidono ancora le partite, complimenti a loro, mentre ci sarà anche, come ci ricordava Franco Montoro, direttore di Superbasket, un Vrankovic in bianco-blu, com'è? Bianco-blu. Perché pare che ci sia ovviamente da discutere sulle cifre di questo campione di 2,20 m di altezza, ex della NBA anche. Di grandissima stazza ma anche di grande classe, che in queste ultime settimane non ha offerto il contributo che tutti si aspettavano. E allora è pronto il secondo contributo di questa decima giornata e si riferisce questo contributo ad Adecco Milano Bipop Carire, una vittoria per Milano fondamentale in questo momento con il recupero di Sean Respert che era stato assente, aveva pesato questa assenza per la formazione di Crespi. Sì, infatti diciamo che Milano era stata anche sfortunata perché come ha ingaggiato il nuovo americano Respert, questo si è subito fatto male e a questo ha complicato la vita a Crespi e a tutta la squadra. Quando è riuscito a entrare, questo è oggi adesso un canestro di Ramos, l'entusiasmo della squadra, perché era una partita, come hai detto tu prima benissimo, una partita sentitissima, molto importante per la classifica, che altrimenti avrebbe mandato Milano proprio nel basso classifica, complicandole notevolmente. Abbiamo vita. Visto un canestro di Tracy Moore, abbiamo visto Dado Lombardi dal suo time out e problemi ne ha avuti anche lui con la sua Reggiana, perché tanti infortuni, è davvero un miracolo per Reggio Emilia riuscire a giocare alla pari nonostante questa marea di problemi che ha avuto da affrontare. Beh, Dado Lombardi ci ha abituato a grandissimi bello miracoli, questo. Fra un po' lo faranno anche Santo secondo me. E intanto ancora Milano a segno, un recupero fondamentale dunque quello di Sean Respert per la squadra di Marco Crespi, che può ricominciare a respirare, si era pericolosamente avvicinata la bassa classifica e ora con questi due punti può tornare a guardare un pochino più verso l'alto. Questo era per il Pallido di Milano, che ha ospitato nuovamente le gesta dei giocatori milanesi contro la Bipop Carire. Fra poco avremo anche il contributo di Napoli, fra l'altro a proposito di Adecco Bipop, come dicevamo 215 milioni giocati, la partita record in questa settimana. È strano, io pensavo fosse l'incasso, dicevo che mi ero stupito vedendo che giocavano al Pallalino, invece era la giocata di erano le scommesse. Beh, incredibile, 144 milioni giocati sulla partita d'anticipo del Pala Euro fra Roma e Pap, 215 su Milano Reggio Emilia. E questo per la SNAI. Intanto
sono pronti anche i riflessi filmati di una partita importantissima in A2. La Record Cucina Napoli del nuovo allenatore Carmenati, del reintegrato Bill Jones al posto dell'infortunato Sanders, ha avuto ragione della fila Biella, squadra fortissima e temibilissima. Charles Smith 19 punti, 30 di valutazione, 8 assist, 9 rimbalzi, Bill Jones 14 rimbalzi e 15 punti. Fuori Sanders comunque hanno preso 39 rimbalzi contro 33 della fila, che ha avuto un ottimo Nolan, 26 punti, ma hanno sbagliato molto da 3 punti, 1 su 11 i biellesi. E Biella sicuramente ha fallito un pochettino l'obiettivo di oggi, però resta comunque una bellissima realtà della pallacanestro italiana, visto l'entusiasmo eccetera, eccetera, del presidente e di tutti i componenti. Savio. E poi anche questa è una squadra rinnovata. Per esempio l'anno scorso avevano trovato questo grandissimo giocatore Blair, che è stato un po' una sorpresa per tutti quanti, Blair che gioca da quest'anno nella Cavolini Pesaro, e quando ti viene a mancare un giocatore che ti dà un grandissimo apporto per quanto riguarda rimbalzi, punti, entusiasmo, caricare la squadra, essere amico di tutti, ma soprattutto in campo essere veramente il fulcro, il perno principale di tutto quanto, se ti viene a mancare questo la vita si complica. Fila Biella sta cercando di recuperare un pochettino, ma sostituire un giocatore del genere sarà molto molto difficile. E intanto stanno rientrando i giocatori, vediamo se è possibile avere alcuni degli ospiti che sono venuti oggi. Abbiamo visto il grande Maciste Bolchi qui presente in parterre, il figlio è fisioterapista della Zucchetti, l'anno scorso ha portato la regina in A. Abbiamo visto anche Gino Natali, manager della ADR di Roma, che ieri ha bloccato la marcia della PAF Bologna dopo 9 vittorie consecutive. È arrivato anche Giovanni Savio, che ha vinto con la sua Cordivai Rosetto una partita importante a Livorno, e poi l'ex DS della Fiorentina Claudio Nassi. Intanto stiamo rivedendo con la regia di Nazareno Balani l'ultimo centro da 3 punti di German Scarone. Oh, intanto qui ci ha raggiunti Maciste Bolchi. Si parla molto della possibilità di studiare il basket per gli allenatori di calcio, per fare dei passi avanti anche negli schemi, ecco. Bolchi è d'accordo? Vediamo di aprire il microfono magari. Però io dico che molte situazioni portate nel calcio, soprattutto nelle situazioni da fermo, possono essere molto utili. Due arbitri nel basket da sempre, ora il tentativo di provare i due arbitri con la Coppa Italia, un esperimento anche nel calcio. Che ne pensa? Sì, l'esperimento è stato fatto e ha dato anche buoni risultati. Io penso che sia una cosa da portare avanti. Prima di bocciarla o approvarla ci vogliono i riscontri del campo. Quindi io dico, i primi riscontri sono stati positivi, continuiamo in manifestazioni un po' più importanti dove la tensione è maggiore e vedremo poi i risultati. Bolchi, infine un appunto su Montecatini, col fisioterapista della Zucchetti. Sì, io mi sono appassionato di basket in conseguenza mio figlio che è il fisioterapista, ho conosciuto tutti i giocatori, sono diventato amico e questo mi ha coinvolto, tanto che adesso faccio il tifo, cosa che non avrei mai creduto. Che sport è il basket per voi? Prego? Che sport è il basket per voi? Ma per me è bellissimo, mi sta entusiasmando, devo essere sincero. Bene, grazie. A Maciste Bolchi, grazie. E intanto abbiamo di Nomeneghin un altro contributo, mentre Balani ci mostra la curva del tifo montecatinese, c'è un altro contributo, Treviso, la sconfitta della Benetton 68-72 contro la Ducato Siena. Sì, Treviso che evidentemente non ha ancora digerito, oggi non aveva digerito la sconfitta in casa col Barcellona in Eurolega, e oggi ha sofferto, però diciamo che si è trovata di fronte una Ducato Siena che è sicuramente è nettamente avanti, una la Benetton ha perso nel finale ed è sicuramente un problema in più per Bucchi, che aveva perso di misura dopo una vicenda testa a testa la partita con il Barcellona, che esatto, poteva anche vincere. Diciamo che però la squadra non è che sia crollata, che sia crollata improvvisamente, abbia subito dei passivi pesantissimi. Ha perso di misura con Barcellona, ha perso oggi di misura contro Siena, per cui questo è evidente che la squadra c'è. La gente, ho sentito oggi per radio che insultava e fischiava i propri giocatori. Io penso che ci vorrebbe un po' più di pazienza
e stare vicini a questa squadra, la squadra di Buchi, che veramente se lo merita. Nel prossimo turno sabato vedremo tutte le partite, ma nel pomeriggio Ducato, Siena, Scavolini, Pesaro, sarà interessantissima nel pomeriggio. Poi ci sarà la sosta per le nazionali. A proposito delle nazionali, Chiara Fatai, Arezzo Service, verrà in Toscana la nazionale femminile di Riccardo Sales, due partite a Arezzo e San Giovanni Valderno. Apriamo il microfono. 28 di novembre, di domenica alle 17.30, la nazionale italiana giocherà contro la nazionale russa, mentre il primo di dicembre a San Giovanni Valdarno, Italia-Finlandia. Ecco, questa scelta della Toscana per la nazionale italiana femminile, come è nata? Ma è nata da una collaborazione con la Federazione di Pallacanestro, e anche perché in terra d'Arezzo la nazionale non era mai venuta. Quindi è la prima volta? È la prima volta, quindi esiste anche molto basket in provincia di Arezzo, soprattutto abbiamo una A2 femminile, e quindi è stato un modo per far conoscere di più ancora questo sport. E allora complimenti a Chiara Fatai, Arezzo Service, due volte la nazionale qui, e intanto per la Toscana c'è da seguire questa sfida di Montecatini ai campioni d'Italia, che tornano avanti con la tripla di Gianmarco Pozzecco. Siamo in cronaca diretta, le cinture sono allacciate, sono rimaste allacciate per tutto il anche l'orecchia. Per tutto l'intervallo, perché abbiamo potuto vedere anche le immagini degli altri campi, e state certi che cercheremo di perfezionare sempre di più questo meccanismo, di oliarlo per far diventare questo appuntamento sempre di più un must per tutto l'ambiente del basket. Fra l'altro qui vediamo Gianmarco Pozzecco, che ha preso un altro colpo alla mano, ne aveva già preso uno nel primo tempo, speriamo non sia nulla di grave. Quarto fallo di Zanus intanto, e mentre Vescovi si allaccia la scarpa sul tabellone pubblicitario. Tanto stavo guardando lo scout, Varese nel primo tempo ha tirato il 40% da 2 e il 58% da 3, e mentre la Zucchetti 56% da 2 e 40% da 3. Diciamo i punteggi, c'è. La Pozzecco ha fatto finta. Al fisico, ma scusa, uno con un fisico roccioso, marmoreo come lui, non può farsi male. Al massimo avrà rotto il parquet, sarà da sostituire qualche listello. Per il primo tempo abbiamo avuto i 15 punti di Scarone, e per Varese invece 15 di Meneghin e 17 di Pozzecco. Tanto Ghiacci si butta dentro, Cardenas è un po' sconsolato. Terzo fallo di Terzo Eric fallo. Cardenas. Tanto Robertino mette dentro il primo tiro libero, porta in parità la Zucchetti, 42 pari. Dentro che il secondo, avanti Montecatini di un punto, 43-42. Si gioca punto a punto, abbiamo visto dagli altri campi emozioni e partite decise anche lì negli ultimi due minuti. Oggi non abbiamo potuto sentire le voci dei protagonisti, avevamo un problema con la linea telefonica, ma garantiamo da domenica la ripresa dal prossimo turno, che si giocherà in posticipo di domenica, di questa bella iniziativa. Intanto 43-42, qui c'è un infiltrato, poi ne parliamo. Vabbè, l'ho già visto ieri a Roma, basta, non se ne può più adesso. A Roma, a Montecatini. Il dono dell'ambiguità è dappertutto. 1-10 di gioco, 43 Montecatini, 42 per i campioni d'Italia. Attacca German Scarone, un punto di vantaggio per la Zucchetti, era passato di nuovo in vantaggio con la tripla di Pozzecco. Varese difende male qui sulla Bella, che può tirare quasi completamente libero, arriva in ritardo Pozzecco, per sua fortuna la Bella mette sul ferro. 43 Zucchetti in difesa, 42 Varese in attacco. Palla per Andrea Meneghin, gira sul piede perno, tira corto, prende il palo, poi Scarone recupera un pallone sull'ottimo tagliafuori. Foiera si proietta in chiusura su Regis Slater, difesa, il gioco dunque controllato ora di Montecatini. Slater si fa largo con un gomito in faccia contro Foiera, poi gira sul piede perno, viene raddoppiato da Cardenas, passi. E commette in pressione di passi. C'è qui esagerato, voleva buttarsi dentro canestro dalla parte sbagliata, dove era stato raddoppiato benissimo da Varese, doveva forse girarsi dalla parte opposta, buttarsi dalla parte opposta e tirare in sospensione sul lato basso del canestro. Dato Vescovi. Poi era marcato lontanissimo da Slater, che gli concede molto spazio. Palo di Scarone su Andrea nell'uno contro uno. 43-42, 2 minuti e 15 di gioco, primo fallo di German Scarone. Sì, solo primo fallo, per cui può stare molto tranquillo per quanto riguarda la difesa. San Bugaro sullo sfondo, l'abbiamo visto ancora un attimo in panchina, non c'è spazio per il momento per lui.
43-42, prova forzando il tiro Gianmarco Pozzecco. Nicolai Slater, Slater molto fuori, Scarone, a segno Scarone, pronto a canestro, il tiro di German a Scarone, 45 Giuchetti, 42 per Ruzzer Savarese. Slater fino adesso poco pericoloso in attacco, è stato anche assunto parecchio in panchina nel primo tempo, solo 5 punti per lui, 4 punti mi pare, sì, 4 punti per lui nel primo tempo. Lui è abituato e ci ha abituato sicuramente a bottini migliori. Attacca Varese, meno 3 minuti di gioco, Cardenas, problemi nella ricezione, la stoppata, il fallo a Roberto Piacic, protesta vivacemente il pubblico, protesta anche Stefano Pillastrini, ecco Ghiaccione. Non mi sembrava fallo, comunque adesso magari se lo riusciamo a vedere al replay vedremo un po' meglio, visto che dalla parte opposta, intanto veniamo con un bellissimo pallone sotto a Cardenas. No, secondo me non era fallo. Comunque Cardenas è nato segna, porta a 43 i punti di Varese, a due sole lunghezze dalla Zucchetti. Eric Cardenas in lunetta. Sbaglia, 45-43, resta il punteggio, la bella, velocemente oltre la linea centrale. Scarone chiama schema giro. Si fa sentire il pubblico. Bella, Nicolai, Slater, buona circolazione, Slater appoggia al vetro, sbaglia, non c'è tapin, ma c'è rimbalzo comunque in attacco di Piacic. Robertino pronto a rimbalzo e ha messo dentro questo canestro, hanno dato una palla buona a Slater che è andato dentro veramente di potenza, troppo di potenza perché ha fatto un tiro. A proposito dei nazionali, Piacic è evidentemente pronto alla chiamata per il trittico di partita della squadra di Tanevic, intanto Meneghin segna aiutandosi con il ferro da posizione angolata, ha preso la linea di fondo, l'ha voluta fortemente, l'ha conquistata e per lui un canestro importante, eccolo qua, vedete che evita l'intervento in raddoppio di Piacic. C'era buonissima la difesa della Zucchetti, però lui intanto Scarone si butta dentro. Paolo Di Vescovi che si accusa subito, palla lato, palla rimessa dal fondo per la Zucchetti. Punteggio sempre in equilibrio fin dall'inizio, le squadre hanno avuto pochissimi margini. Tanto Nicolai da 3 sul ferro, rimbalzo lungo, premia Scarone. Piacic, buonissimo movimento, il tiro un po' meno. Rimbalzo ancora in attacco concesso a Slater che va su di fisico, di potenza, quando va su così è difficile da marcare o comunque da stoppare. Lui non è altissimo, però guarda che spalle che ha, veramente una. Eccolo qua, un movimento da. Protetto anche da ghiaccio. Grande centro, una Poiera ancora da 3. Poiera da 3, forza il tiro, c'è rimbalzo di Vescovi e rimbalzo in attacco che vale 2 punti questo di Vescovi. Vescovi corregge l'errore di Foiera, 5 punti, 49-47, si continua a giocare punto a punto. Bellissimo, bellissimo, mi piace molto, io mi sto divertendo. Anch'io. Ho già lanciato anche, oltre che le cinture anche le orecchie, sto qui tranquillo, dando Slater liberissimo dalla lunetta, lo sbaglia. E questo lo dedica ai suoi 3 piccoli eredi e alla sua signora Cathy. Reggie Slater, il toro di Houston, protagonista. Vedi qui le squadre in difesa giocano bene, grande pressione, poi fanno questa ingenuità, vanno 2 uomini su un attaccante e lasciano completamente libero, tanto fallo fischiato alla difesa, penso ancora la bella. Fallo alla bella e deve entrare San Bugaro, chiamato di corsa da Stefano Pillastrini. Ecco la bella mentre entra il 28enne di Vernec. San Bugaro, gavetta Segrate, Melfo, Treviglio, prima di essere chiamato a Milano dall'Olimpia, in attacco lo scarico di Gianmarco Pozzecco per Foiera in posto basso, bravissimo Pozzecco e bravo anche in questo caso Foiera, pronto sul taglio in posto basso, ha realizzato il 49esimo punto dei campioni d'Italia sotto di 2. Brutto passaggio di Scarone che chiede il fallo agli arbitri, ma si preannuncia un finale palpitante. Stavo guardando, c'è un tifoso qui sulla mia sinistra che ha la maglietta da football americano e anche il fisico da giocatore di football americano, ha 2 braccia che sono grosse come le mie gambe. Lì c'è anche Savio,
Grande, grazie azione, grande azione di Varese che pareggio, riesce pareggio in qualche modo a recuperare questo pallone. Guardalo, guardalo, ma che braccia! Lui ha sempre ragione, eh? Ha comunque sempre ragione. Dopo glielo dico, sì, sì, sì. 5-1 pari. Anche i tiri gli danno ragione. Regis Slater, il lob per Chiaccione da sotto dal vetro e segna anche lui dal centro basso. Roberto Chiacic, Cividale Friuli, Roberto Chiacic riporta avanti la Zucchetti, 53-51, la partita si accende, Montecatini avanti di 2, attacca Varese, Pozzetto batte sul primo passo San Bugaro, poi scarica per Cardenas, momento di incertezza, fuori Vaneghin, rigiocano 8 secondi per andare a tirare, 7 da 3, tiro un po' forzato, rimbalzo di Nicolai che spinge la palla in contropiede, c'è San Bugaro libero, ecco, riceve la palla adesso, tiro da 3, Ferro, questo avrebbe dovuto dare un piccolo break a Montecatini, intanto ecco Meneghini invece libero dall'altra parte, la mette, incredibile, incredibile questa, in due azioni poteva scappare una partita, una squadra nel punteggio, invece il minimo errore viene punito subito brutalmente dall'altra, grandissima Meneghi, partita 3 su 5 da 3, 20 punti, 3 su 3 nei liberi e 7 su 11 palo di Pozzecco su Scarone, secondo fallo per la Mosca Atomica, 53 Montecatini Zucchetti, 54 Roosters, ecco l'intervento falloso, la seconda di Pozzecco ai danni di San Bugaro, 12-32, 54 per Varese, 53 per Montecatini. È ancora lunga, eh? Lunga, le lunga. Le lunga. Due pivot alti sul, per il blocco di Scarone. Slater ancora libero. Viene sempre lasciato libero. E lui sembra dire, voi mi provocate, io vi mangio, Reginald Wayne Slater. Ma nella difesa di Varese non parla fra di loro, non si parlano, non si capiscono, quindi vanno in due su un uomo e lasciano libero l'altro. È un problema serio questo. Sì, Pozzecco intanto uno contro uno, gli scappa la palla ma la recupera Meneghin. Gli ha toccato il pallone ma lo tiene vivo Pozzecco. Grande pallone. Meneghin per Cardenas, a segno, fronte a canestro, da distanza ravvicinata, media distanza, era sull'attacca media dell'area di attacco di Varese. 55 Montecatini, 56 Roosters, un punto di vantaggio per il campione d'Italia in difesa. Sambu sul taglio alto di scappa la palla Nicolai, contropiede di Varese portata da Poz che si butta dentro, fallo di Scarone, quando Poz così in velocità diventa veramente impossibile fermarlo perché lui anche oltre che veloce e tecnico Pilastrini protesta, diventa veramente difficile se non impossibile fermarlo. L'arbitro e Pilastrini si stanno. E allora per anni è stata una bandiera di Montecatini come manager della squadra termale, poi è volato a Roma e oggi sta facendo grandi cose con la DR, con la Virtus Roma, che ieri ha interrotto la striscia positiva di 9 vittorie e 9 partite della PAF. Stiamo parlando di Gino Natali, l'infiltrato speciale, lo possiamo definire così oggi, qui al Palaterme, sotto casa sua praticamente. Buonasera Natali. Buonasera. Ecco, senza voce Natali, come mai? Sì. Come mai? Ma non l'ho capito, non so perché, come mai sia così senza voce. No, ho preso voce. Freddo e allora oggi mi ritrovo con poca voce. Cioè, ieri al Palaeura ha preso freddo? No, a Istanbul. Ecco, come vive questo momento? Roma ieri ha fatto una bella impresa, comunque una buona partita, no? Ah, io credo di sì, ci voleva perché la squadra sta crescendo, è stato un risultato importante. E la PAF certamente è la prima volta che perdeva, quindi si sente la presenza di Cantor Myers, eh? Certamente, però io credo che il risultato dell'aeroporto di Roma è stato importante, certamente in lotta anche per entrare nella Final Eight di Coppa Italia. Roma ha fatto un passo avanti come Siena, Pesaro, Reggio Calabria che hanno ottenuto risultati importantissimi quest'oggi. E sul futuro di Montecatini, mentre Pozzecco mette il più 2 dei campioni d'Italia, se ne è parlato molto in settimana, Masini garantisce che comunque sarà fatto tutto per mantenere qui il titolo. Ma io credo che lo striscione che i tifosi hanno tirato fuori, cioè lo Sporting Club deve rimanere a Montecatini, io credo che sia giusto. Nel mio piccolo farò anch'io quello che posso fare perché questo avvenga. C'è un pezzo del suo cuore, eh? Qui c'ho l'anima.
Bene, grazie a Gino Natali, siamo in cronaca. Meneghin è una partita bellissima. Reginald Dwayne Slater si fa un sonno e Meneghin l'altro. Esatto, quello vero segna. Varese con un break si porta su 60-55. La difesa è stata proprio l'arma vincente anche in questo caso. Massimo vantaggio ora per il campione d'Italia, più 5. I due soci, Meneghin e Pozzo, hanno fatto intanto. Monti perdono un altro pallone. Fallo di Monti, sì. Quarto fallo di Max Monti. Quarto fallo. Ecco, e via la cravatta. Speriamo che si fermi qui perché non vorrei che andasse oltre. C'è una decenza a tutti, insomma. C'è un limite a tutti. Serata, Esatto, sono ancora i bambini svegli. Quarto fallo di Max Monti in panchina, richiamato un po' di preoccupazione Walter De Raffaele, l'uomo che giocò la finale scudetto di Livorno contro Milano nell'89. Max Monti in panchina intanto, e il quintetto Slater, Chiacic, Scarone, Sambugaro e Adomaitis per la Zucchetti. Varese campione d'Italia, risponde con Foiera, Meneghin, Pozzecco, Vescovi e Cardenas. 22 punti a testa per Meneghin e Pozzecco per Varese, mentre per sì, mentre Scarone 17, Slater 10 e Chiacic 11. Vescovi libero. Non va la tripla che poteva dare una svolta importante alla partita. Ultimo a toccare Sambugaro, dice l'arbitro Gian Santi. Protesta il pubblico vivacemente, ecco Gian Santi di Roma. Pillastrini si avvicina minacciosamente alla linea di fondo e qui non si riesce, in angolo Meneghin, pallone fuori Foiera che tira subito la segna, la sua mattonella ricarica il carico Foiera. Più 7 per Montecatini da recuperare, 7 punti il massimo distacco, questo massimo vantaggio per Varese che ora difende e siamo esattamente alla metà della ripresa. L'attacco Regis Slater perde palla, momento di confusione, blackout totale questo per Montecatini. Sì, sicuramente, devo dire soprattutto che c'è una grandissima difesa di Foiera su Slater che lo anticipa e gli rende la vita difficile in ogni occasione, come visto qui non è riuscito a toccargli la palla, però gli ha costretto a fare un palleggio strano e difficile anche perché c'era Cardenas che è arrivato in suo aiuto. E qui a Montecatini, quando togli il grosso contributo di Slater che generalmente dà sotto canestro, già fai una grandissima cosa. Qui si continua ad asciugare il campo perché si lotta. E poi c'erano 14 gradi un'ora prima della partita, poi scesi a 13, ma comunque dentro un palazzo gremito la temperatura è indubbiamente più alta e credo che c'è un po' di condensa. Il problema di condensa, c'è un po' di umidità anche fuori, quindi. Pensa che era talmente umido fuori che ho visto una trota che galleggiava mezz'aria. Sì, un'umidità pazzesca. Era su scherzi a parte. Sì, esatto. Ma quando è che ti faranno scherzi a parte? Un giornato te lo faranno magari. Oh, no. Hanno fatto la Marcucci. Ho visto, terribile. Io sarei morto. O ammazzavo qualcuno dopo. Non l'avrebbero mandato in fondo. Michele Romano sorride, 55-62. Ah, Michele Romano, incredibile. Con la Marcucci. 9-30. Non dica altro. Perde palla, la palla. Palla persa, il contropiede, Adomaitis si ferma, ribalta il gioco, Nicolai, pallone per Chiacigia, arriva l'aiuto di Vescovi, Meneghin, intanto il pallone sul ferro permette sul tagliafuori di Foiera, il rimbalzo a Cardenas, va cost to cost, Gianmarco Pozzecco corto, il suo tiro da sotto, il rimbalzo, Cardenas lotta e poi c'è un fallo alla difesa. Incredibile momento. Sì, diciamo in questo momento il Montecatini non ci prende da fuori, cioè la scarsa percentuale da fuori. Da sotto viene marcato, i lunghi vengono marcati benissimo, anticipati, raddoppiati qualora prendono la palla. Grossa difficoltà per Montecatini contro questa difesa di Varese. 4.000 persone al Pala Terme, 9 minuti al termine, 65 milioni di incasso, attaccano i Roosters. Da sinistra verso destra per i vostri teleschermi a 9 minuti esatti con 7 punti di vantaggio, è il massimo per Varese. Adesso qui grande pazienza di Varese ad attaccare. Cardenas, Foiera, libero, tripla, Foiera, tripla. È carico. Charlie Foiera, guardate la grinta. Come una molla, guardate. Adesso spezza una mano anche a Cardenas. E quindi sei Bulgheroni sviene. Un altro si è fatto male dopo. 65-55, momento tremendo questo, momento tremendo per
Montecatini che deve ritrovare davvero il canestro, deve riuscire a sbloccare questa quota 55, rimbalza in attacco che vale moltissimo, si fa portare via la palla Chiasic da Meneghin. Volevano il fallo i tifosi montecatinesi, l'arbitro Giansanti dice di giocare, 8 minuti e 20, Meneghin è ancora lunga comunque. Sì, 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 Galli chiedeva a Pozzecco di giocare la palla, di rallentare il ritmo, vuole sicuramente azioni più ragionate, non vuole perdere palloni e soprattutto vuole mantenere basso il ritmo secondo me a questo momento, perché con la panchina non lunghissima che ha a disposizione, grande palla intanto per Cardenas. La stoppata, il fallo su Eric Cardenas, bravo il panamense anche qui sul taglio, prontissimo a partire verso il canestro termale. Time out chiesto dalla Zucchetti. 10 punti per Varese a 8 minuti quasi dal termine. Varese ha costruito, come abbiamo detto prima, questo minimo vantaggio sulla difesa. Che ha imbrigliato veramente la manovra d'attacco della Zucchetti, che non ha avuto la pazienza di giocare la palla e mettere in condizione i propri tiratori di andare a tirare liberi. Vediamo se il cameraman che è qui vicino a noi ci dà una mano. Abbiamo un po' di rassegna stampa e proprio su Montecatini Sport della Nazione si diceva Zucchetti, palla terme da espugnare. Qui vediamo il pubblico di Montecatini. Una crisi casalinga che evidentemente si conferma in questo momento per la formazione termale. La Zucchetti deve vincere da tempo, nello speciale Zucchetti Basket, Zucchetti in allerta, arriva il team dello scudetto, staffetta pronta per Meneghin con tutti i motivi di questa sfida. Poi ancora dello speciale crolla Roma l'imbattibilità della PAF, eccolo qua il titolo sulla PAF. Varese ferita è più pericolosa che mai, ecco che mette a fuoco, Varese ferita è più pericolosa che mai, lo sta confermando. Poi ancora tutto sport, Roma giorno da Leoni per la vittoria sulla PAF, Kid ferma l'Espresso Fortitudo, questa è la Gazzetta dello Sport, titolo a tutta pagina. Varese senza Kissurin, manca il nulla osta, nonostante l'assenza di Kissurin in effetti la formazione varesina si sta comportando benissimo ed è al massimo vantaggio più 9 più 11, ora più 11 resta sull'errore di Cardenas. Poi dal Corriere dello Sport Stadio, Roma ferma la Fortitudo, Re Calcati che dice piccoli errori pagati caro. E intanto va ancora a sbagliare in attacco Montecatini, Regis Slater dice mi si sono appesi al braccio, voleva il fallo, vedete da tecnico mi pare, Mima il movimento tecnico a Regis Slater. Buono, mi sembrava tecnico da dare perché gli stava solamente dicendo che lo stavano tenendo per il braccio. Vedi qui l'hanno tenuto, Cardenas ha tenuto per il braccio. Insomma, questo, l'arbitro poteva almeno andare lì e dirgli stai calmo, la prossima volta ti do tecnico, daglielo subito così. Mi è sembrato un po' troppo. Tanto Poz mette dentro il primo. Più 12 per Varese, più 12 per Varese. Protesta vivacemente il pubblico montecatinese mentre Pozzecco segna anche il secondo e poi indica, sembra indicare la strada ai suoi. 7 minuti e 40 più 13 per Varese, in attacco Vanuzzo, prova a sbloccare, lo fa, quota 55 dopo 3 minuti e mezzo di blackout totale per la formazione termale. Vanuzzo realizza il 57esimo punto contro 68 di Varese dopo 3 minuti e mezzo di blackout totale che hanno permesso ai campioni d'Italia di andare a più 13. Meneghin, Vescovi, 7-10. Meneghin contro Nicolai, 7 secondi per l'azione d'attacco. Ormai conclude lui, lo fa, non segna, ha aspettato troppo tempo. Sì, anche un po' forzato, poteva scegliere un tiro migliore. Comunque intanto vediamo Scarone prova la tripla, bomba German Scarone, 4 su 6 da 3, è lui il protagonista con questo ventello. German Scarone 27 di valutazione, l'uomo migliore in campo con Gianmarco Pozzecco che ha 28 di valutazione. Eccolo il duello che sta definendo la partita, Pozzecco contro Scarone. Il Pozzecco aveva messo il piede sulla riga. Tanto lo vediamo, uno forza, forza la penetrazione, poi per fortuna sua si ferma, scarica fuori per Meneghin, fallo su Meneghin che non segna, poteva essere un gioco potenziale da 3 punti. Si sta accendendo un po' il clima all'interno del Palaterme. Beh sì, qui anche se mancano 6 minuti e mezzo, la gente non è contentissima dell'arbitraggio. Però penso che la Zucchetti possa a parte ritornare sotto nel punteggio.
adesso tutto molto più tranquillo, sono rilassati, sono sfogati un po', adesso si risiedono. Perde il 100% Andrea Meneghin dalla linea dei liberi, 3 su 4 per il momento per lui, ha un'altra opportunità, può riportare comunque a più 9 il campione d'Italia e lo fa a 69 Roosters, 60 Montecatini Zucchetti. German Scaroni, arresto, non tira, scarica per Nicolai, va dentro Nicolai, fallo. Giusto, fallo, questo palleggio ubriacante di Nicolai. 10 punti da Zucchetti, 6 la formazione campione d'Italia prima di questa partita, in questo decimo turno, dunque due punti fondamentali per entrambe le formazioni. Montecatini potrebbe ancora aspirare all'ingresso nelle Final Eight di Coppa Italia, problemi invece per Varese che comunque ha bisogno di questi due punti per riprendere a marciare dopo una serie di risultati negativi. Vanuzzo in uscita dal blocco, sbaglia ma c'è il rimbalzo di Daino Hadomaitis, poi lo scarico per Nicolai sul ferro, secondo ferro, palla toccata da tutti e poi Hadomaitis che recupera un rimbalzo di Coatino in attacco. Scarone la finta, va in penetrazione, lo scarico per Vanuzzo, cerca l'appoggio e poi c'è fallo di Cecco Vescovi, c'è l'arbitro Gian Santi. Grande, grande recupero di palloni della Zucchetti, l'ha lottato come con grande foga, rimbalzo, ha recuperato palloni importantissimi, grande difesa dato qui di Foiera e qui fallo di Vescovi che non mi sembrava fallo. Tanto Scarone da tira, ce la mette, tripla, bomba, German Scarone, 3 punti di speranza per Montecatini, 6-3, 6-9, inferno, inferno al Palaterno. Varese sempre tranquillo in attacco, gioca la palla, vuole tiri sicuri, canestri sicuri. Meneghin, tiro forzato. Tiro forzato, ma comunque se lo sentiva, come fa? Che ste? Hadomaitis scuote il capo, voleva il pallone per giocare uno contro Andrea, ecco, lo riceve in questo momento. Un po' indietro il passaggio. Slater sempre troppo tanto fuori dall'area, porta blocchi. Scarone, grande scarica, fallo di Charlie Foiera su Regis Slater e attenzione, questo è il settimo fallo di squadra dei campioni d'Italia nel secondo tempo, dunque raggiunto il bonus ora anche da Varese, era stato già raggiunto con 9 falli da Montecatini in questa ripresa. Time out chiesto da Varese, Galli così fa anche riposare la propria squadra, rompe un po' il ritmo che aveva impresso negli ultimi minuti la Zucchetti, vuole tagliare un po' le gambe a questo ritmo, ci vuole parlare sopra. Buchner dopo un'apparizione nel primo tempo, tanto vediamo il muscolare, c'è Rice con il numero 80, se il regista Balani ce lo inquadra, è impressionante in piedi questo tifoso della Zucchetti Montecatini, ha anche un qualcosa infilato nell'orecchio, non è lui, no, ma no. È il numero 80. Sono d'accordo con la regia che dice che sono meglio inquadrare le donne. Ecco, sì, lei è molto brava, è una giornalista televisiva molto brava che lavora per la SNAI Montecatini. Preparatissimo. Grazie, beh sai com'è. Ormai hai lanciato questo mondo. Ruolo di uomo della televisione. Ho girato il mondo, ho fatto 3 anni di militare a Cuneo. Ma dai, ma va. Ecco, sono democratico. Ecco svelato l'arcano. No? Regis Slater, il toro di Houston, 8 rimbalzi, 2 in attacco, 6 in difesa e qui 2 tiri liberi che sono fondamentali, il primo va 6-4-6-9, 6-4-6-9, 3 su 3 per il momento dalla linea, 4 su 4. Janus Cortes in campo. E allora attenzione perché il parziale è tremendo, 10-1, 10-1 di break per Montecatini Zucchetti che ora è in difesa, ma ancora 4 punti di vantaggio per i campioni. Charlie Foiera non può raggiungere il pallone perché ha sporcato il passaggio di Pozzetto. Scarone, il passaggio della schiena. Intenzionale. Rischia un infortunio. Scarone che resta a terra, incredibile volo di German Scarone. Per fortuna German Scarone. Ha preso sicuramente un colpo durissimo, però per fortuna si rialza. Niente di grave. Guardate che cosa. Beh, fallo durissimo di Foiera. Per fortuna è andato a sbattere contro il tabellone che purtroppo non sono di quelli imbottiti, sai, quelli
di gomma piuma. Beh, abbiamo avuto paura per un attimo. Beh, questo sì, questo sì. Adesso Fogliera si va a scusare. Vedete, Fogliera che ovviamente non voleva assolutamente far rischiare l'osso del collo all'avversario, è rimasto malissimo anche lui. Ma era in corsa anche Charlie Fogliera e con quella mole. Deve registrare i freni, non sono buoni ancora. Deve fermarsi in bocca a registrare. Per fortuna tutto risolto, senza grossi problemi. Gianni Scarone non ha urtato il capo contro il tabellone. 6-7, 6-9, due punti avanti solo Varese a 4-43 dal termine. Salvato fallo antisportivo in questo caso, dunque due tiri liberi e rimessa dal centro. Attenzione perché il break è di 12-1 per la squadra che ha palla in mano e due punti da recuperare a 4-30 in due minuti. Dopo il blackout di 4 minuti quasi, Montecatini ha riaperto la partita ed ora ha la palla del pareggio. Fallo in attacco. Fallo di Slater. Slater che rimane a terra con il braccio piegato. È stato uno scontro abbastanza duro su un blocco portato ad Andrea. Adesso vediamo. Questo è un blocco da football americano. Mamma mia, povero Andrea qui. Povero Andrea, ci ha rimesso di più Slater. Sì, però si è fatto male anche Meneghin perché ha preso un tiro in corsa qui. Sì. Comunque niente di grave anche per Meneghin e nessun problema anche per Regis Slater che ha ripreso il suo posto in difesa. Un bel finale di partita, vero Michele Romano? Un bel finale di partita. 67-69. Ma Michele Romano è impegnato col calendario della Marcuzzi, non ti può rispondere. Vescovi dall'angolo. Vescovi sotto, grande azione in taglio post basso di Andrea Meneghin, fallo su di lui, splendida azione, backdoor è passato dietro la schiena del difensore Andrea Meneghin e splendido passaggio anche sotto. Quinto fallo di Adomaitis. Adomaitis chiude la partita, dunque Adomaitis 6 punti, 5 falli, un fallo solo subito, 3 rimbalzi, 2 palle perse, una recuperata e un 4 di valutazione che equivale quasi quasi anche al voto che si merita. Adomaitis che meritava un bel 7 nei primi 2 minuti. Poi è sparito. Scomparso anche perché ha marcato bene, ma comunque non ha fornito sicuramente una prestazione degna del suo nome, certo. 2-2 intanto, Varese. Andrea Meneghin. Tutti e due. 4 punti di vantaggio, 7-1, 6-7 a 4 minuti. Spezza quella serie negativa, eh? Sicuramente. 6-9 era 6-7, ora 7-1, 6-7 per Varese in difesa. Andrea Nicolai, 4 minuti scarsi alla conclusione. Fallo di Fogliera ancora su Scarone sul taglio. Fogliera al quarto fallo. Quarto fallo anche Fogliera per lui. Sì. 4 falli lui, 4 falli Zanus Fortes e 4 falli Vescovi. Questa è la situazione un po' più grave per quanto riguarda Varese. Invece per Montecatini 4 di Labella, 4 di Monti e Adomaitis che è già uscito per 3 falli. Slater 3 falli. 71-67, tutto ancora da decidere in questa sfida. Ho visto passeggiare un po' più sereno Stefano Pillastrini sulla sua corsia, intanto Charlie Fogliera. Sette su sette dalla linea. Che grande tensione per il pubblico, sono tutti. Vuole sapere chi è l'atleta prediletto da German? Sì, volentieri. Mohamed Ali. Giusta, ottima scelta, anche. Devo essere sincero anche il mio. È l'unico per cui mi alzavo di notte per vedere i suoi incontri. Grande German, socievole, disponibile, pronto alla battuta, sempre pronto a farsi apprezzare da tutti. German Scarone ha riportato sotto di due Montecatini, Andrea Meneghin a segno, splendida azione. Meneghin protagonista in questo finale e vuole diventare l'MVP ed è intanto con 27 punti e 24 di valutazione, comunque superato come valutazione soltanto da Pozzecco che ha 29, Mascarone di là fa 35. Regis Slater segna, non segna ma subisce il fallo da Charlie Fogliera, attenzione perché è il quinto fallo. Dunque esce un lungo di Varese dopo Adomaitis nelle file montecatinesi, esce Charlie Fogliera per Varese. Buona prova di Fogliera perché ha lottato come un leone, ha difeso benissimo su Slater, è andato a aiutare su ogni taglio. Beh, del 9 punti. E poi è stato pericolosissimo in attacco, infatti. Un canestro quando urlava prima come un pazzo, l'abbiamo visto. Ha 4 di valutazione, ma il suo 4 di valutazione è sicuramente superiore a quello di Adomaitis. Sì. Quindi ragion per cui vorrà un contratto come quello di Adomaitis. Sì, certo. Il ragionamento fila, secondo me. Mi sembra che non faccia una piega. Regis Slater intanto continua a perforare.
70. Una trivella alla retina Oresina, 13 punti, ha fatto 13, ora vediamo se fa 14. È entrato Vucher al posto di Poiera. 14, 7-1, 7-3, 7-1, 7-3 il punteggio. I campioni italiani hanno palla in mano a 3 minuti e 10 dal termine e attaccano. Pozzecco, Vucher, Zanos, sale dal blocco di Vescovi e riceve Meneghin in angolo. Vucher, tiratore, ma qui finta e parte, arresto, tiro sul ferro, rimbalzo per Montecatini, Vanuzzo. Non è stata una buona scelta questa. No, beh, appena entrato forse doveva avere un po' più di pazienza per giocare magari un po' più Poz o più Andrea. Doveva scaldarsi almeno un attimino, è stato in panchina 40 minuti momenti. Tanto qui Meneghin spizza la palla, ce la tocca, palla sempre in mano a Montecatini, rimessa laterale. Sguilla in fallo laterale. Con gli sguillati, sì. Scarone contro Meneghin. 15 secondi per andare a tirare. 2.40, il cronometro non è stato ovviamente resettato, quello dei 30 secondi, quindi 8 secondi ora. Vanuzzo, 6, 5, prova Scarone da distanza siderale, no! Tripla! Tripla Scarone da 8 metri. Scarone, 6 su 8 da 3. Impressionante questo tiro da 3, lo vedremo poi dopo, lo vedremo ripetuto, e attenzione perché segna il sorpasso, incredibile, incredibile partita questa, vibrante fino all'ultimo. Zanus da sotto a segnare, Zanus Fortes, nuovo sorpasso appassionante, testa a testa, un finale da brividi. Ultimi due minuti, ora si fermerà il cronometro, ultimi due minuti appassionanti da seguire con il fiato sospeso in apnea. Viene resettato il cronometro di 30 secondi visto che il pallone è stato toccato con un piede, non si può, dunque 30 secondi per l'azione d'attacco. E guardate che la tripla di Scarone, incredibile canestro da tre. Ancora Scarone, Slater, sempre fuori da canestro, adesso andrà a fare un doppio blocco sotto per Nicolai che è marcato comunque benissimo da Vucher. 1.40, 100 secondi, ancora Scarone da tre punti, stavolta è corto, la bella anticipa Pozzecco e riprende palla. 1.34, altri 30 secondi per Montecatini. Slater contro Zanus che è gravato di 4 falli. Slater gira sul piede perno, quinto fallo. Ragazzi, quando vanno su a schiacciare così è una goduria. Mamma mia, che finale di partita. Quinto fallo anche per il secondo lungo di Varese, Zanus Fortes che chiude con 2 punti all'attivo. Un fallo subito, 5 fatti, un rimbalzo in difesa, meno 4 di valutazione. Comunque esce Zanus, entra Cardenas, vuol dire anche Varese ha sfruttato a lungo e bene i propri lunghi. Intanto il canestro ovviamente non era valido, quella schiacciata che abbiamo rivisto, e dunque ora può soltanto pareggiare Regis Slater. 4 su 11 al tiro e è il primo errore della linea per lui, il secondo errore nel momento più importante della partita. Slater, dopo aver infilato 6 su 6, sbaglia 2 tiri liberi. Un'inquadratura della panchina varesina che festeggia questa doppia padella di Slater. 72 secondi, un punto di vantaggio, palla in mano per i campioni d'Italia. Finale da brividi, Pozzecco, Vescovi, c'è anche il rischio di overtime. Vucher, momento di certezza, 5 secondi per 3 tirare. Secondi, 2, ultimo secondo, 30 secondi, attenzione al trentesimo secondo. Oh ragazzi, pensavo fosse scaduto il tempo perché stavo seguendo il cronometro, il tabellone. Terzo fallo di German Scarone, Cardenas due volte in linea per i liberi. Questi sono punti importantissimi. Cardenas sbaglia il primo. Sai, davano almeno una minima sicurezza a Varese portandosi a più 4 mentre a più 3. 2 su 4 nella linea. Sbaglia anche il secondo. 0 su 2 da una parte per Slater, 0 su 2 dall'altra per il Panamense Cardenas. Si stanno regalando la partita con l'altro. No, io voglio vincere, vincila tu. Siamo all'ultimo minuto, Benedino, 45 secondi per l'ultimo minuto. La bella. 75 per chi difende, 74 per chi attacca, 38 secondi. 10 per l'azione d'attacco di Montecatini. Slater contro Cardenas, va a concludere sicuro. Segna, non segna, ma ha subito fallo. Guardate, sfoga la sua delusione. Stava per dare un pugno al sostegno, davanti c'era un bambino che terrorizzato è scappato via. Vedete qui, sbaglia un canestro. Già fatto, già questo fatto, è come un rigore fatto. Sbagliato con il portiere da una parte, certo. La porta libera, vuota. Time out.
Mamma mia che finale. Eh sì, chissà quanti di questi li vedremo protagonisti del Champion All Star di Bologna venerdì sera, diretta su Rai Sport Satellite, per la sosta di campionato. L'Italia giocherà contro la Germania e contro la Lituania, un trittico con l'All Star Champion di Bologna, e quindi ci sarà motivo di soddisfazione per tutti per rivedere gli azzurri, ma ci sarà un momento anche di pausa forse utile per recuperare certi elementi per le squadre che poi dovranno volare verso la Final Eight di Coppa Italia alla fine del giro d'andata, esatto, sì, a gennaio. Di prendere un attimo fiato, riordinare le idee e si potrà sabato tutte le partite di campionato sabato prossimo. Soprattutto a recuperare i giocatori che sono più o meno infortunati, più o meno acciaccati. Questa pausa in questo senso dà sicuramente fiato alle infermerie delle varie squadre. L'infermeria. Sì. Sono senso, sono medici e massaggiatori sotto pressione, perché fra incidenti stradali. Contratture, robe varie, per esempio il caso di Carlton Myers che è fermo tantissimo tempo, anche questa ulteriore sosta non può altro che provare. Alla ripresa c'è il derby e noi saremo lì, esatto, sabato 4 dicembre alla ripresa, e Carlton Myers sarà della partita ed è un recupero fondamentale. Attenzione, fiato sospeso per i montecatinesi. Oh. sbaglia ancora, è il terzo errore consecutivo, ormai non ha più capelli quasi di Castrini, si è riestrappati 1-1. Questo deve segnarlo per portare la sua squadra, lo segna. Parica. Comunque l'ultima Parica. Palla per giocare, strano fallo subito, no? 28 secondi, 27, Destoli, marcato da Manuzzo, c'è veramente il rischio di overtime. Fallo di Slater. Ed è quarto fallo di Reggie Slater. Mi sembrava intervento sul pallone, però adesso vediamo, era dalla parte opposta. Slater dice di stare calmi. Quarto fallo di Reggie Slater, 22 secondi al termine. L'arbitro lì è un passo, evidentemente. Decisimo fallo di squadra per Montecatini, 12 gol di. Vediamo adesso fra doppio di Slater su Vescovi. No, ha preso il pallone netto. Comunque Vescovi tira, mette segna il primo. Sorpasso Varese. 7-6, 7-5. 6 punti. Secco Vescovi. Sbaglia al secondo, attenzione perché ora la palla è nelle mani di Montecatini che può passare addirittura in vantaggio. 18 secondi, troppo lento Scarone. 12 secondi al termine. Troppo lento, 10 secondi 10. Adesso. Deve buttarsi dentro prima, doveva cercare un. Appoggia al vento, oh! Segna. 3 secondi. 2-1, ultimo tiro di Medeghin. Non va, è finita. A 3 secondi dalla fine, German Scarone vince la partita e va a abbracciare la sua signora. Anche Nicolai, non si capisce bene di chi sia la moglie lì. Sono in 3 o 4 che l'abbracciano, arriva anche Monti. Beffa incredibile. Guardate qui, è quello di mio amico, questo è il numero 80, sempre stato mio amico lui, sempre ragione. Comunque grandissima partita di Montecatini. Una beffa incredibile comunque per Varese, che aveva a un certo punto sul 55-68 13 punti, 13 di vantaggio, ha subito un parziale di 12-1, un break pazzesco da parte di Montecatini, e poi nel finale punto a punto ha perso con questo canestro a 3 secondi dal termine di German Scarone. Grandissima partita, uomo partita. È l'uomo partita, German Scarone, 32 punti, 8 su 8 nei liberi, 6 su 9 da 3 e una valutazione impressionante di 38 di valutazione, 32 punti. Complimenti Scarone. Grazie. E comunque è stata una partita intensissima, per fortuna siamo riusciti a stare lì in partita. Ci siamo sentiti un po' in crisi a metà tempo, però dopo alla fine con il cuore, con la voglia, con la grinta di dimostrare che comunque possiamo essere una squadra almeno tra le prime 8, siamo riusciti comunque a portare a casa 2 punti importantissimi. German Scarone, che cosa è successo quando Varese ha preso 13 punti di vantaggio? Avevate avuto voi la partita comunque sempre sotto il controllo, poi 55-68 sembrava persa. Sì, sembrava persa, però ripeto, abbiamo avuto un gran cuore, ci abbiamo sempre creduto a questa vittoria qua. Per fortuna ci sono entrati anche i canestri da 3 punti che siamo riusciti a ricucire questo svantaggio. Comunque direi che tutta la squadra è stata fortissima a stare lì, anche il nostro pubblico bellissimo, a stare lì con la testa, stare lì a crederci, perché dopo la fine infatti la partita è stata nostra e siamo contentissimi di essere
di essere almeno tra le prime in classifica. 12 punti per la Zucchetti Montecatini, mentre resta a 6, addirittura doppiata la formazione campione d'Italia, che resta a 6 punti dopo 10 giornate. Ecco che cosa ha pensato Scarone quando ha avuto quella palla in mano. Dicevamo, anche lentamente ha superato la linea centrale, anche troppo lentamente, gelava la palla e poi è andato a decidere da solo, ha fatto quello che ha voluto e ha deciso da solo. Ecco, che cosa passava in quel momento nella testa di German? La voglia di vincere, come tutti i canestri che sono riusciti a fare. Eccolo qua, lo stiamo rivedendo, intanto lo stiamo rivedendo, eccolo qua. Beh, anche un pizzico di fortuna ci voleva. Fuori coordinazione, in effetti. Esatto. Diciamo che uno schema che col Pilla abbiamo fatto fin dall'inizio dell'anno ci è andata bene, che la palla è andata dentro. Ecco, comunque mi è passato per la testa la voglia di vincere, la voglia di dimostrare che ci sono, che ci tengo a stare in questo campionato qua. Ecco, la stiamo rivedendo ancora. Prego, Scaroni. Sì, esatto. Qui contro Meneghin. Esatto, no, qua è solo per passare un po' di tempo mentre si fanno altri blocchi secondari. Dopodiché ci sono tante opzioni, io ho optato per la mia perché mi sentivo in giornata e con la voglia di vincere, ecco. Meneghin, che cosa vuole dire a German Scarone? Beh, fagli i complimenti per questa partita, mi sembra ovvio e scontato. Dal ginocchio si vede che il lavoro che sta facendo con il ginocchio sta facendo ottimi frutti. Io spero solo che continui a lavorare così per lui stesso, per la nazionale, perché sicuramente un elemento, un giocatore che farà comodo a Boša Tanjević. Il mio augurio, la mia speranza è di vederlo in grande forma anche quando sarà convocato per la nazionale. Mi pare che sia bellissimo. Speriamo. Complimenti. Saluta mia moglie Lara, a mia figlia bellissima, che li amo. Ecco, chi avete abbracciato alla fine con mia moglie? Mia moglie, che ci tenevo tanto. Abbiamo qui dei new look. Recupera la cuffia. Rimane letteralmente, come dire, in mutande German Scarone, perché Nicolai è venuto a prendersi la canottiera numero 4. C'è stato un momento di impasse. Eccolo qui, ha recuperato quantomeno i pantaloncini ed esce torso nudo con i pantaloncini. Beh, German stupore, Scarone. Tra lo stupore e la gioia del pubblico femminile, Scarone in mutande. Sarà rimasta sorpresa la signora. Eccolo qua German Scarone. Allora, qualche cifra. Scarone il migliore in campo, 38 di valutazione, ha superato un grandissimo Pozzecco, 30 di valutazione, 24 punti, peccato perché è stato straordinario. 8 falli subiti da Gianmarco Pozzecco, che ha chiuso con 7 su 12 al tiro, 24 punti. Benissimo anche Meneghin, 9 su 17 al tiro, 6 su 7 nei liberi per Andrea Meneghin. Una partita ancora strepitosa, 23 di valutazione, 3 assist non sono bastati ai campioni d'Italia, ancora una volta sconfitti. Hanno deluso un po' gli altri, vero, i lunghi in particolare. C'era l'assenza di Corey Allen e certamente pesava, anche se è stato tagliato e Kissurin non aveva avuto il nulla osta. Vero Meneghin? Sì, diciamo che abbiamo visto, al di là della sconfitta, ho visto Varese sicuramente in crescita per quanto riguarda la prestazione, l'intensità e la grinta in campo. Hanno perso questa partita perché la panchina era sicuramente corta, i giocatori impiegati sono sicuramente stanchi. La strada è ancora in salita, però dobbiamo dire forza Varese, perché Varese deve crederci e non deve certamente mollare adesso. Sicuramente, grandi complimenti comunque a Montecatini, che ha fatto su una partita difficilissima. Complimenti anche a Dino Meneghin, come sempre preziosissimo, al regista Nazareno Balani, ai nostri tecnici, alla nostra grafica, a Giorgio Farina per il coordinamento a Roma, Susanna Checconi per il contributo. Abbiamo visto tutti i filmati di questa giornata, ci ritroveremo ancora per il posticipo con questo tipo di trasmissione. Sabato invece Siena contro Scavolini, Ducato contro Scavolini, un match da non perdere nel pomeriggio di Rai 3 con replica la sera in Rai Sport Satellite. A tutti dal Palaterme in festa qui a Montecatini, grazie per l'attenzione, buona serata e come sempre buon divertimento con la programmazione di Rai Sport Satellite.